pronte? Stanno scendendo, sì? Non ancora. Non ancora, è ancora presto. Eccoci a Priora per il presepe vivente. Buonasera. Ma era immagino, non sono un po' troppo in anticipo. Ci siamo quasi. Io sono a Mancina. Lavandaia qui? Sì. Ah, ma c'è l'acqua per davvero, non è che vi congelate? Che bel pozzo! Bellissimo questo pozzo! E anche queste occhette qui. Ciao bimbe! Ciao! Voi che fate? La lana! E tu stai ricamando, e tu stai filando la lana. Apri la lana. Giovanotto, e tu che cosa fai lì, seduto vicino al fuoco? Sei un pastore? Buonasera. Qui degli altri pastorelli, che belli, ci sono anche gli asinelli qua. Ma questo non è un asinello. Oh, bellissima! Questo è uno Shetland? È uno Shetland? Magnifico, complimenti! È tuo? Come si chiama? Giotto. Giorgio? Giotto. Giotto? Giotto. Ah, la musica non mi fa sentire, dillo forte. Fiocco. Ah, Fiocco. È giusto. Il nome rispecchia il suo mantello. Ciao.
Buonasera Erode, tutto bene? Belle damigelle che sono con te. Troviamo il falegname, anzi veramente un master rush. Come va il lavoro? Bene, bene. Va bene? Ce n'è da fare, Buonasera. Che personaggi siete? Siamo i carcerati. Carcerati? I carcerati, sì. I carcerati di Erode. Ah, i carcerati di Erode. Ma guardali un po'. Ma va il limone, sai? No, li hanno vestiti di sacco. Col freddo che fa è il minimo. Siamo in piena dirittura di arrivo, per il presepe. Che cosa si vede? All'interno di una casa. Che bello. E anche con una... Anche se è vecchio, ha una vecchia Singer. Ed ecco l'interno. Oh, c'è anche la signora a letto, ammalata o dormiente? Ammalata. Molto, molto ammalata. Che bello. C'è di tutto in questa casa, non manca proprio niente. È una casa povera, ma c'è di tutto. Ah, dal vinaio. Ci siamo arrivati al vinaio. Ragazzi, state pestando l'uva? Non siamo un po' fuori stagione? Non siamo un poco fuori stagione per fare il vino a quest'ora? Bellissima, questa è tutta uva passita. Che no, è ancora buona. È ancora buona. Un bel sì. Questo è quello là che fa... Il signore che fa i cestini, il che lavora il vimini, no? Sì, che sì, cosa sì. Sono? Sì. Sì, le canne per giustere con... Buonasera. E voi ragazzi che state facendo? Le olive, state scartando le olive. Poi viene il frantoio. Poi dietro c'è un bel frantoio con due ragazzi, due baldi giovanotti al lavoro. Poi c'è la pressa che bellissima, dell'olio. Questa pressa, sì.
con dentro. I cuscinetti, quelli sì, sono sì, i cuscinetti, sì. Vero? Ma si arriva là dentro, poi là c'è la attrezzo che lo prende da sopra l'acqua e lo mette lì dentro. Sì. Qua è stato un viagone. E questi chi sono? Sono gli altri. Vi state mantenendo al caldo? Basta così! E qui sopra c'è la taverna. Oh, ehi. Ma abbiamo anche la più grande. Ehi. Ciao, il più grande. Ciao, giovanotto. E tu chi sei? Cennarino. Gianluigi. Gianluigi, come ti chiami? Dici come ti chiami. Gianluigi. Luigi, Gianluigi, stai cucinando? Che stai facendo in questa cucina? Stai al calduccio? Fai il pastorello, è bravo. Grazie, buon anno anche a te. Piano piano qua. Solo tu qua dobbiamo riprendere. Chi è lui? Chi è questo personaggio? Questo sono qua è il bagno vecchio. Sì, sì. Ti hanno lasciato in una posizione un po' scomoda, Buon anno. Anche a te, buon anno. Vediamo la chiesa dall'alto. Le fornarine, un po' di pane, grazie, pane e olio, grazie, bellissime, siete bellissime, come sono compenetrate nel ruolo, come sì, lavorano sì, bene, sì, eh? Sotto la guida della mamma, vero? La nonna, grazie per i complimenti, va bene, faccio un po'. Sono bellissime. Un po' molto carino. E qui c'è una taverna e una casa. Stanno giocando a carte, siamo in una taverna. Il nonno vicino al fuoco. Quello lì, bella. Si va a busto, ci riesce a busto. Ogni pen di Dio ha peso però, Questo motore. Oh, qui ci imbattiamo in un personaggio un po' fuori del presepe, Babbo Natale. All'uscita. Babbo Natale è all'uscita. E giungiamo alla capanna. E siamo alla natività.